Piano di zona ambito S1, dopo due rinvii per mancanza del numero legale, si è riunito il coordinamento istituzionale. Solo uno dei punti all'ordine del giorno è stato approvato, riguarda una modifica ad un regolamento per l'assistenza integrata. Rinviati gli altri argomenti, in particolare quello relativo all'affidamento di un incarico ad un addetto stampa. Infatti c'è ancora qualche polemica in merito a questo argomento, anche perché il piano di zona ha indetto già diversi mesi fa un bando per la selezione di personale. Le procedure sono ancora in corso. C'era la necessità di avviare queste procedure dopo un lungo lavoro che abbiamo fatto di concerto con l'ASL per l'erogazione dell'assegno di cura a favore dei malati gravissimi. Era un punto importantissimo al quale tenevamo in maniera particolare per dare la possibilità, insomma, a questi cittadini, alle loro famiglie, di poter accedere a questa misura. Si sta ancora completando questo iter per l'assunzione del personale necessario a questa struttura che si occupa di politiche sociali. Nel frattempo ci sono lavoratori interinali. Sui tempi possiamo dire qualcosa per la conclusione di questo bando o delle commissioni che sono ancora al lavoro? Certo, purtroppo bisogna capire, insomma, che nella contingenza storica in cui ci troviamo, di particolare gravità e crisi dell'occupazione, chiaramente la pubblicazione, insomma, di un avviso pubblico che prevede, insomma, una pluralità di figure professionali è molto appetibile, per cui, insomma, sono arrivate circa 1100 domande. C'è una difficoltà, insomma, di riunire, insomma, le commissioni, una difficoltà nell'esaminare, insomma, tutte queste domande, ma comunque noi siamo alla fase conclusiva dell'esame delle domande. Abbiamo chiesto delle integrazioni per dare la possibilità, insomma, dei candidati che non avevano indicato correttamente i titoli di servizio, abbiamo chiesto delle integrazioni per dare la possibilità a questi candidati, insomma, di correggere e di integrare quanto avevano dichiarato. Dopodiché passeremo alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi a colloqui e io spero di concluderlo nel minor tempo possibile. Attualmente i servizi sono tutti garantiti, come si procede? Perché poi il piano di zona è sempre al centro delle polemiche, c'è chi dice c'è troppa politica, troppa litigiosità, i comuni non pagano e la gente non ha i servizi che merita. Vabbè, i comuni non pagano, insomma, relativamente, ci sono comuni più virtuosi, altri, insomma, che adempiono agli obblighi con maggiore difficoltà, però non dimentichiamo che c'è anche la regione, insomma, che non opera i trasferimenti dovuti. I servizi sono tutti attivi, abbiamo superato, insomma, una fase d'emergenza durata alcuni mesi, dopodiché siamo andati a regime, ci siamo allineati con le rendicontazioni e stiamo attuando la programmazione che è stata approvata dal coordinamento.